Salve a tutti ragazzi dal vostro Gustrus 88, come state? Spero tutto quanto bene. E stavo così. Ho passato una serata con degli amici e stavo riflettendo con loro su quanto a volte le persone siano per certi versi anche fuori luogo, no? Cioè, nel senso, sono quelle persone che tu gli dici magari sei fidanzato, quanto guadagni, vivi da solo, che quando raggiungi l'età mia, io sono dell'88, quindi ho 34 anni, no? Raggiungi quindi un'età per la quale si presume che tu ci abbia un posto fisso di base, no? Cioè la gente ti guarda e fa una proiezione della tua vita in base alla quale dovresti vivere da solo, averci il posto fisso, guadagnare uno stipendio semiaccettabile, avere comunque l'indeterminato, comunque essere una partita IVA che fattura certo quantitativo di soldi, avere la macchina comprata con i tuoi risparmi, eccetera, una serie di status simbolo, quantomeno avere una compagna o averla ingravidata, ancora meglio essere sposato e averla ingravidata, o ancora meglio essere sposato e avere una compagna da questo punto di vista e averla fatta anche partorire e sgravare. Tutte queste cose che succedono a volte, ok? Poi sono... danno atto a una serie di domande, appunto, della serie: ma allora che fai? Dove vivi? Che fai? Quanto guadagni? Eccetera, eccetera, da parte di persone, amici, ma ancor peggio, che degli amici lo puoi anche accettare, anche perché poi l'amico ti conosce, non te le fa certe domande, dallo sconosciuto di turno che magari ti trovi al tavolo, gomito a gomito, e che ti inizia a deflagrare lo scroto con queste domande fuori luogo, devo dire. E appunto, devo dire, è la frase che voglio prendere in considerazione. Cioè, davanti a questo purpurì di domande che vi deflagrano le gonadi, la frase da dire è sempre soltanto una: debbo dire. Debbo dire è una frase, la frase finale che lascia aperto qualsiasi tipo di interpretazione e che può significare tutto e niente. Quindi voi non passate da maleducati, perché comunque alla fine una risposta gliel'avete data, ma è una risposta decisamente opinabile, no? Quindi la scena è questa: voi siete al vostro tavolo con i vostri amici, arriva il cacacazzi di turno, ti guarda e ti fa: ma ciao, come ti chiami? Andrea. Ma che fai nella vita? Sono nell'ambito delle risorse umane. Ah, ok, ma si guadagna bene? Beh, dipende, insomma, sì. E te quanto guadagni? Beh, devo dire. Lascia il pontino sospensivo, per cui tu: ma in che senso, scusami, ma quanto guadagni? Beh, devo dire. Poi ovviamente anche l'intonazione è importante, no? Quindi devo dire, è spiazzato, perché poi lui un po' capisce anche che magari è una domanda che non deve fare e vi lascia perdere. Oppure: quanti anni c'hai? 34, ok, ma sei fidanzato? No, ma scopi? Beh, devo dire, lo metti a tacere, perché lui a questo punto non sa se tu scopi come un riccio oppure sei un povero coglionazzo che metti incinta le tavole del cesso, da questo punto di vista. Però te lo sei tolto dai coglioni, che è l'obiettivo della serata, cioè levarsi dai coglioni il cacacazzi che continua a indagare sulla tua vita senza che ne abbia il benché minimo diritto. Oppure ancora: quanti anni hai? Sempre 34, non sono cresciuto nel frattempo. Ma vivi da solo? Beh, devo dire. Così, ragazzi, cioè, meditate su questa cosa, perché il devo dire vi salva da qualsiasi tipo di situazione. E poi c'è appunto quello un po' più riflessivo, tipo: che ne so, ma guadagni tanto? Devo dire. Oppure: ma guadagni tanto? Beh, devo dire. Ma scopi? Devo dire. Ma scopi? Devo dire. Quindi giostratevi da questo punto di vista l'utilità del debbo dire a vostro piacimento, e in chiusura di video debbo dire.